Noemi, si va verso il periodo natalizio e come ogni anno voi al posto che riposare giocate davvero tante partite importanti. Partiamo da quella di sabato sera. Quanto è importante, come la state preparando? Insomma, cosa ti aspetti da questo incontro? Quanta voglia avete di vincere, di tornare a vincere? Tanta, poi soprattutto vincere in casa, che ci manca da sempre, da quest'anno, quindi sì, abbiamo tanta voglia di vincere, ci stiamo lavorando tanto, abbiamo avuto anche un periodo un po' sfortunato con i vari problemi fisici, acciacchi e tutto, però abbiamo proprio voglia di riscatto, quindi per noi sabato sarà veramente una partita molto importante. Facendo un passo indietro all'ultima partita con Chieri, 2 set di difficoltà, poi c'è stata una bella reazione. Ecco, cosa, analizzandola anche in settimana, cosa vi portate dietro di positivo invece di errori da non fare in questa Beh, partita? sicuramente si è visto un buon gioco rispetto ad altre partite, infatti siamo arrivate al quarto set che ci manca poco per andare al quinto, quindi ci sono tantissimi segnali positivi di una squadra che alla fine anche sotto è riuscita a rimontare, che non ha mai mollato e sicuramente bisogna partire da qui anche per le prossime partite. Prossime partite che, insomma, l'hai detto tu, al di là del voler finalmente vincere una partita in casa, sono importanti per la classifica perché sono partite in cui, insomma, potete davvero fare punti. Come arrivate a questo filotto, a questo tour de force che c'è nel periodo natalizio importantissimo per voi? Ma allora, arriviamo cariche perché alla fine siamo cariche perché abbiamo veramente tanta voglia di riscatto. Sono partite molto importanti, stanno comunque giocando molto bene, sia Firenze che Pinerolo sono in un buon periodo, però lo sappiamo, quest'anno sarà difficile, sarà un campionato tosto e dobbiamo scendere in campo pronte perché saranno due battaglie. L'ultima cosa ancora sulla partita proprio di sabato, Firenze l'hai detto, avversario tosto che sta giocando bene, insomma che partita ti aspetti, che avversario è e voi cosa dovrete fare per provare appunto a vincere? Ma sicuramente dovremo cercare di battere bene per far staccare la palla al pareggiatore, perché comunque con la palla in mano il pareggiatore gioca molto veloce e non è semplice. Quindi sicuramente partiremo da quello, da spingere un pochino di più al servizio e cercare di metterlo un po' in difficoltà e poi lavorare bene col nostro muro di difesa.